musica del tarantismo in Puglia. A un certo punto viene importata a Napoli e diventa l'emblema della napoletanità, no? C'è questo passaggio, no? Se uno, lasciamo stare noi che siamo tarantologi, ma in generale uno dice Tarantella, pensa a Napoli, no? Come Beh, posso ci dire, siamo. nella grande narrazione, diciamo, nel consumo normale di queste cose. Quindi c'è questo primo viaggio. Poi a un certo punto, arrivando a Napoli, Tarantella si biforca. Da una parte continua ad essere una musica che viene usata, anzi si triforca. Da una parte diventa una musica, continua ad essere una musica che viene usata in alcuni episodi di cui abbiamo testimonianza per il rito. Dall'altra parte, però, tutti questi benedetti stranieri che venivano, a un certo punto volevano vedere le tarantelle. E volevano vedere le tarantelle menadistiche, scusatemi, diciamo. E perché questo discorso del parallelismo tra queste forme rituali e l'antico diventa una cosa molto importante, anche perché ne parlano grandi, anche Goethe, no? E alcuni napoletani cominciano a improvvisare delle cose in un certo modo che piaceva a questi qua e costruiscono una nuova tarantella che serviva per i viaggiatori, sostanzialmente, che poi diventa una forma d'arte quando la moglie di Lord Hamilton, no? Il grande, l'ambasciatore dell'Inghilterra, lo conoscete tutti molto meglio di me, grande depredatore delle antichità di queste zone, tra l'altro, no? Oltre ad altre cose. La moglie comincia a fare questi tableau vivants, cioè lei costruisce delle piccole, dei piccoli pezzi di teatro basati su questa cosa della tarantella che girano l'Europa. E questo è il secondo pezzo. Il terzo pezzo è la tarantella corta. La tarantella, partendo da Kirche, comincia ad essere rielaborata da musicisti sempre più importanti, finché a un certo punto Mozart la infila in una sua opera importantissima e quindi viene sdoganata nella musica di altissima cultura. E da lì parte tutto un filone molto molto importante, complesso, di tarantelle colte di alto livello su cui si eserciteranno moltissimi grandi musicisti. Vedete com'è complicata la questione? Su questo c'è un bel libro nella bibliografia, poi lo trovate, c'è. Allora, faranno tarantelle e Mozart, abbiamo detto, Beethoven, Chopin e tanti altri. E c'è questo famoso passo di Goethe che viene a Napoli nel 1787 e che descrive questa tarantella, la danza che porta noi tarantelle, è popolarissima a Napoli tra le ragazze di bassa e media condizione. Bisogna che siano almeno in tre, una batte la tamburella, di tanto in tanto ne scuote i campanelli, agitandola in alto, e le altre due seguiscono la danza tenendo nelle mani le castagnette. A dire il vero, anche qui, come in tutte le danze primitive, non c'è nessun passo e nessuna misura determinata, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso non voglio fare nulla, però questa danza, la parte finale, ha preso il suo nome non da quello insetto, ma Tarantola si chiama un ragno che si trova principalmente nella provincia di Taranto, nella quale provincia si danza più che altrove la tarantella. I due nomi sono simili quindi per il loro luogo di origine, non perché abbiano qualche cosa di comune fra di loro. Quindi questo è un brano molto importante e questa è una famosa raffigurazione di Lady M. Hamilton che balla la tarantella a Napoli, che sta nella collezione del British Museum, e vedete che le posture non sono della tarantella rustica, sono molto, vedete i vestiti, no? Cioè, c'è molto questo ammiccamento, sapete che lei posava da Menade e compagnia, quindi come vedete comincia questa commistione da cui non ci siamo liberati neanche adesso. Va bene. Andiamo avanti. C'è questo, adesso, gradualmente la tarantella comincia da Napoli, sparisce come musica per il rito vero e proprio, però se ne trovano delle tracce di questo rito orgiastico. E ancora alla fine dell'Ottocento c'è questo testo, anche questo di cui ha parlato a lungo Roberto De Simone, sapete, ha studiato molto queste cose, di Abele de Blasio, che descrive due tipi di tarantella fatti a Napoli, che avevano una componente erotica e anche prostitutiva, diciamo, che venivano fatte molto per i turisti, per i visitatori, la semplice e la complicata. E qui ci sono le descrizioni, ma non le leggiamo perché sarebbe troppo lungo. Andiamo avanti. Ecco, allora, dunque, noi quindi abbiamo gradualmente una ritualità che si estende, a parte questa storia colta che mettiamo da parte, per quanto riguarda il rito vero e proprio,
abbiamo come in Puglia, no? Una lenta consunzione che è più veloce a Napoli, perché è una città che, come dire, si modernizza in qualche modo più velocemente, rimane nelle campagne sempre più rarefatta. A un certo punto nessuno più la studia e si pensa che, come dire, che scompaia, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e il 1900 più o meno. Ecco, in realtà poi che cosa succede? Che magicamente, tra virgolette, viene fuori invece, vengono fuori altri dati. Questa signora che vedete in fotografia, Annabella Rossi, è una grande antropologa, allieva di De Martino, era stata con De Martino in Puglia, era tornata a studiare la festa di San Rocco, la tarantata di Ruffano con cui intrattenne questo scambio epistolare, da cui derivò questo grande libro, Lettere da una tarantata, che uscì in una prefazione di De Mauro, insomma, una studiosa molto importante. A un certo punto lei prende la cattedra, dopo aver studiato tante cose, prende la cattedra a Salerno e promuove una ricerca di suoi allievi, dei suoi corsi, nei paesi da cui loro provenivano, sul tema del tarantismo, perché lei aveva ancora in mente questa intuizione martiniana. Martino disse: studiate i vari tarantismi mediterranei e fate un po' il parallelismo con quello pugliese di cui abbiamo più documentazione, perché ne possono uscire cose interessanti. Quindi, che cosa succede? Che vengono fuori dei risultati molto importanti, cioè tracce significative di tarantismo nella zona, parlano tutti di Cilento, però quando sono andato a Paestum a parlare di questa cosa mi hanno detto che alcuni dei paesi in cui è stato trovato il tarantismo, in realtà sono della piana di Paestum, che non è Cilento in senso stretto, quindi dobbiamo dire Cilento e piana di Paestum, e anche la piana del Garigliano, però su cui hanno approfondito di meno. Quindi trovano in diversi luoghi della Campania, ancora negli anni 80, una memoria molto importante di un tarantismo simile a quello salentino, pugliese, ma con degli elementi di differenziazione. Questi materiali sono stati pubblicati, intanto purtroppo è scomparsa prematuramente Annabella Rossi, e sono stati pubblicati in questo libro che, devo dire, è poco studiato, è poco anche evocato anche dagli studiosi esperti di queste cose, non molti ne parlano. Questo libro è un libro postumo dove delle sue collaboratrici riprendono questi materiali sul tarantismo, diciamo, infatti il titolo del libro è Modo di sveleggiare il tarantismo in Campania, non nel Cilento, però tutti parlano di Cilento, non lo so bene perché c'è l'assonanza. Però in realtà l'area è più vasta, ma non lo dico per polemica, è solo per essere precisi, diciamo. Che tipo di documenti vengono trovati? Allora, innanzitutto noi abbiamo una significativa attestazione del tarantismo già in precedenza, proprio a Capaccio, il comune dove c'è, come sapete meglio di me, Paestum, perché uno studioso locale, Giuseppe Bamonte, nel 1819 riferisce che nelle campagne pestane, specialmente nel luogo detto Tempe di San Paolo, bisognerebbe capire queste Tempe di San Paolo dove stanno, mi hanno detto che le avrebbero cercate i pestani, ma vediamo, si trova un insetto chiamato tarantola che, se alcuno ne viene morso, che lo crucia con forti dolori, senza altro rimedio che di suono e ballo. Quindi c'è un'attestazione già dei primi dell'Ottocento. E questo è il testo. Ho messo un po' di immagini così per divertirci. Ecco, ma nel studio di Annabella Rossi e dei suoi allievi sono state trovate attestazioni di tarantismo in questi comuni: Albanello, Battipaglia, Borgo San Cesario, Capaccio Pestum, Contursi, Giungà, Gromola, Mattinella, Rocca d'Aspide, Sanza, Tempalta e Trentinale. Sono state fatte 52 interviste e questo libro, il sistema culturale e simbolico del tarantismo di quelle zone, è presente. Viene descritto nelle sue varie articolazioni, sono indicate le caratteristiche dei ragni che agiscono in zona, il veleno e gli effetti determinati dal morso, le azioni necessarie per il rituale curativo. La tarantola viene descritta come un ragno piccolo, completamente nero, puntinato di giallo, verde e rosso, a righe o di tutti i colori, e si distingue in giovane, sposata e vedova. In alcuni casi la tarantola è incinta, predilige luoghi secchi, si trova nel grano, nei lupini, nelle fave, nei ceci, in campagna e talvolta in prossimità delle case, in mezzo alle pieve. Morde solo se infastidita e soprattutto se si è sudati. Se viene uccisa, gli effetti sono ancora peggiori. Non su tutti provoca le stesse conseguenze, e ciò dipende dallo status della tarantola, bambina, signorina e signora, come abbiamo detto prima, declinata in una modalità un po' locale.
Anche la terapia varia, alcuni chiedono nastri, fazzoletti, bei vestiti, altri suoni il ballo, altri ancora vogliono correre ed essere cullate. Queste caratteristiche della terapia emergono anche in altri luoghi del tarantismo non pugliese e anche in Sardegna, dove dovrebbe esserci uno dei tarantismi più arcaici, perché in Sardegna per definizione è tutto più arcaico, ma a parte gli scherzi, questo è molto interessante. Le tarantole a volte hanno un nome proprio, Nunziatina, Giovannina, Alessandrina e titoli nobiliari e vengono identificate secondo uno status civile che comprendeva riferimenti a una tarantola bambina o creatura che richiede di essere cullata, una tarantola signorina o giovane nel senso di non sposata, altrimenti definita zitella, che vuole ballare o cantare, una tarantola partoriente o incinta che provoca i dolori del parto e che per curarla bisogna mettere una pupattola di pezzo in mezzo alle gambe all'uomo. Perché c'è l'inversione dei ruoli sessuali anche, vedova che arreca solo dolore e fa piangere, vecchia che porta freddo e che può richiedere di essere cullata. Il morso e il rituale si verificavano sempre nel periodo estivo e la vicenda successiva durava circa 8 giorni. Molti degli intervistati mettono in luce la consapevolezza di essere dominati dalla volontà estranea. In alcuni casi la tarantola è sensibile alla musica e si usavano i soliti strumenti, organetto, fisarmonica, bla bla bla, in altri casi invece la cura coreutico musicale non aveva effetto. Se la tarantola voleva ballare, la musica più efficace era la tarantella, in queste zone chiamate anche pizzicarella, ma potevano essere usati anche altri balli di tanti anni addietro. Oltre al ballo, la terapia tradizionale contempla l'atto del cullare, ma la tarantola può indurre al pianto, al canto o dettare comportamenti eccentrici, fra cui l'immersione in una vasca d'acqua e l'esposizione ai vapori di una caldaia bollente. Si può anche provare sollievo nella corsa, nel trottare al ritmo di un cavallo e nel fare il cavallo. Il rito si concludeva poi con la partenza della tarantola, che prima di allontanarsi si manifestava apertamente e dichiarava il suo nome. Sto per finire. Allora, per concludere, diciamo, perché questa poi è l'ultima cosa, il parallelismo con quello pugliese salentino. Il tarantismo campano riguarda in misura simile sia uomini sia donne, quindi non c'è questa prevalenza femminile. Le crisi sembrano coincidere con reali casi dell'acnismo, il rito avveniva unicamente in un contesto privato, anche se in presenza di amici e del vicinato e non in occasioni pubbliche, non ci sono riferimenti a santi e alla religione cattolica e sembrano quasi del tutto assenti il simbolismo cromatico e il rimorso annuale. Inoltre, di grande interesse risulta essere la relazione di alcune tarantole con le anime dei defunti, in analogia con alcune caratteristiche dell'argia sarda. Questo, secondo me, è una cosa che vuol dire che quello ha caratteristiche più antiche, diciamo. A mio parere, però potrei essere smentito. Altre similitudini con il fenomeno sarto sono la tendenza a invertire i ruoli sessuali e a travestirsi come l'altro sesso, il seppellimento del letame, l'immersione in una tinozza d'acqua calda, presente come abbiamo visto anche in Puglia, e la pratica dell'inserimento nel forno caldo. Poi, infine, un aspetto singolare e originale che emerge è anche una sorta di mito di fondazione del tarantismo attribuito alla figura di Gesù Cristo, come emerge da questa intervista realizzata a Capaccio Pesto, che però non leggiamo perché tutti questi materiali poi sono disponibili online, eccetera. Perfetto, benissimo, non ascoltiamo il brano. Ecco qua. E niente, ecco io ho concluso e, come dire, queste cose che ho cercato faticosamente, senza riuscirci a sintetizzare, stanno in questo libro di cui ha parlato Laura e Felice, hanno parlato da Felice, quindi diciamo, come vedete, questo è un fenomeno molto ampio che riguarda tutto il Mediterraneo, che dove trovava casa si esprimeva in maniera differente. Questa è la cosa importante. Quindi non esiste forse il tarantismo, non esistono i tarantismi. Bisogna capire quando e dove per poter dire che cos'era, come funzionava, quando si fanno certe domande. E questo per limitarci al fenomeno in quanto tale, perché se poi estendiamo, come già fa un po' De Martino, come poi hanno fatto altri studiosi dopo di lui, tutta questa analisi all'altro cerchio, che è quello dei rituali di possessione in cui c'entra la musica e la danza, andiamo ad un ambito molto più vasto che tutta l'area anche africana. Dall'Africa poi questi rituali sono andati anche, come sapete, in America Latina, il candomblé brasiliano, la macumba, il voodoo di Haiti, sulle tristi rotte della schiavitù. Quindi si tratta di un fenomeno molto ampio di cui questa vicenda, questa declinazione del tarantismo è particolarmente interessante, anche perché è quella forse più documentata in assoluto
dal punto di vista storico e quindi anche, come abbiamo detto, geografico. Grazie, soprattutto di avermi sopportato.